ragazzi, buongiorno e buona domenica 12 settembre 2021. Oggi faremo un giro nelle zone di tra la Liguria e il Piemonte. Ci piacerebbe vedere un posto che non abbiamo mai visto, il Valico degli Eremiti, un posto ideale per me, Cinzia, che proprio piace la tranquillità. Valico degli Eremiti e poi Passo della Bocchetta. La temperatura è di circa 20 gradi, la giornata è bellissima, c'è il sole. Come potete vedere la giornata è proprio limpida, tersa, non c'è una nuvola neanche a dipingerla in cielo. Oggi la prima uscita che facciamo dopo aver fatto il tagliando è il controllo valvole, il video che ho postato qualche giorno fa. Proseguiamo. Sono così e scendi, adesso magari ci spogliamo pure, proseguiamo. Scendo? Sì. Vado. Prova a girare qui, se no guarda qua. Di caldo. Sì, ma fa caldo. Da Voghera abbiamo proseguito verso la Valcurone e dalla Valcurone ci siamo tuffati nella SP122, una strada molto piccola, carreggiata stretta, single road si chiamerebbe dalle parti della Scozia, dove passa una sola macchina e siamo in direzione Valle Scura. Adesso vi faccio vedere, questa è l'entità delle strade. In caso di forti piogge, divieto di passaggio per le auto, giusto per farvi capire quanto è larga. Quella che prenderemo noi è qui, dove c'è il divieto di transito per i caravan o per ingombri superiori al 1,90 m. Adesso imboccheremo questa strada qui, che ci porterà verso, ad avvicinarci al Valico degli Eremiti. Qui siamo in località Valle Scura, una frazione molto molto piccola, la frazione di Brignano. Questa è la location. Oltre ad essere stretta la strada, ha anche una notevole pendenza, ecco perché c'è il divieto di transito mezzi più larghi di 1,90 m. Qui siamo in località Valico degli Eremiti. Sul valico c'è questa chiesina carina, molto deliziosa, e ho capito perché è degli Eremiti, perché è veramente il traffico è pari a zero, veramente poco traffico. Il Valico degli Eremiti si chiama così, l'abbiamo capito perché. Perché praticamente non c'è nessuno lungo la strada. C'è un po' di macchine qui. Si vede che da qui si diramano dei percorsi da fare a trekking, a piedi. Ma sulla strada che porta al valico non c'è assolutamente nessuno. Tra l'altro l'asfalto è tenuto in maniera maniacale, veramente ottimo. Raccomandato. E difatti questi sono tutti i percorsi che si diramano dal Valico degli Eremiti. E visto che si è fatta una certa ora, considerata la tranquillità del posto, l'orario è circa le 12:30, noi pranziamo. È avanzato un po' di pizza fatta da Cinzia ieri sera. Cinzia, che tra l'altro è un'ottima cuoca, oltre che un'ottima biker. Abbiamo portato gli avanzi della pizza di ieri sera e ce li mangiamo qui, in totale tranquillità e relax. Buon appetito! Thank you.
Sei pronta? Si torna verso il mare, si va verso il mare? Ragazzi, pausa pranzo finita, si va verso il mare. Cinzia vedrà da lontano l'azzurro. Vi consiglio molto volentieri questo tratto di strada perché merita assolutamente. Tra l'altro, a pochi chilometri dal valico degli Eremiti, avevo letto su internet e poi ho trovato, ci sono questi cerchi concentrici, queste pietre concentriche su questa vallata. Adesso le vedremo un po' più da vicino. Facendo qualche metro in più si arriva su queste gole dove sotto scorre il fiume. In fondo, in basso, non le vedete, ma ci sono delle persone a prendere il sole. C'è l'acqua che ha un colore fantastico, sia lì che lì ci sono persone a prendere il sole in mezzo a queste montagne. Io sono su una roccia, praticamente sono più alto del traliccio della luce che c'ho qui sotto. Ti piace questo posto? Carino. Tra l'altro c'è un silenzio, una quiete fantastico. E la moto è lì. Dopo questa breve sosta archeologica si prosegue verso il mare. Si torna alla moto. Ragazzi, qui siamo in pieno parco naturale del Mar Carolo e questo è il sacrario martiri della Benedicta. L'asfalto non sempre è ottimo, l'andatura è moderata. Da quando siamo ripartiti, da dove abbiamo fatto vedere le pietre e quelle concentriche, a Campo Morone, credetemi ragazzi, la strada non è sempre bellissima, mi riferisco al manto stradale, ma ci sono dei panorami pazzeschi, 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 complice la giornata, ci saranno 26-27 gradi adesso, è veramente stupendo, dei panorami che cambiano velocemente e sono belli, quindi se non avete mai fatto il valico degli Eremiti vi consiglio assolutamente di farlo. Tra l'altro c'è una cosa fondamentale da sottolineare da parte di Cinzia. Mentre tu disegnavi la traccia sul navigatore, quindi aumentavi i chilometri nel giro di oggi, perché all'inizio se no erano un po' troppo pochi, io facevo una pizza che oggi abbiamo consumato anche a pranzo. Devo essere sincero, passo della bocchetta ha deciso, l'ha trovato Cinzia ieri sera. Trovato da me. E tu poi hai trovato l'altro. Che ieri sera come sono andate le cose? Io stavo finendo di lavorare ai video sulla Calabria. Finito di lavorare sui video, mentre si caricava su YouTube, Cinzia ha detto: ma vediamo qualcosa di per domani, però non andiamo sempre ai soliti posti. E lei girando ha trovato valico sto passo della bocchetta, ma mai fatto, mai sentito. Ho detto, vabbè, però mi pare brutto fare, andare e tornare facendo la stessa strada. Adesso ti trovo qualcosa. Pochi chilometri, no, per i turisti. Qualcosa di alternativo. E per caso mi sono imbattuto in questo valico degli Eremiti, ma è veramente, veramente bello. Vi ripeto, l'asfalto non è sempre bellissimo, ma i panorami cambiano velocemente. Belli, belli, belli. Abbiamo lasciato prima la provincia di Alessandria, adesso siamo nella provincia di Genova e adesso si va sul passo della Bocchetta, dopo un caffè. Abbiamo preso il caffè e adesso si va sul valico.
Siamo sul passo della Bocchetta, 772 metri. Il sole si è un po' coperto, si sta divinamente. Peccato la foschia, perché altrimenti si vedrebbe il mare. Lì c'è il mare. Con lì in realtà io vedo una barca in mezzo all'acqua, voi non la vedrete? Quello è il mare, sì. In mezzo qui, dove c'ho il dito io. E qui c'è questa struttura dove all'interno c'è un camino dove probabilmente d'inverno è possibile prendere ristoro. Questo è il passo. Lì abbiamo messo la moto, adesso saliamo sulla destra dove c'è un'area picnic dove vediamo se si vede qualcosa in più. Ho trovato anche la macchina per andare a Capo Nord in Islanda. Cinzia spinge per un furgonato per andare a Capo Nord o in Islanda. Un furgoncino oppure una jeep con la tenda sopra, perché il fondamento le piace fare le robe wild. Quello che le spaventa è il freddo. Allora dice, se andiamo in macchina o andiamo con una struttura, cioè con un furgoncino, in macchina, un camper, la macchina può piovere, può fare freddo, può fare la neve, non mi interessa, non è la pioggia il freddo, è il freddo. Quindi se fossimo da con me in Islanda nel 2018 si sarebbe goduto solo i primi due giorni vicino al lago di Mývatn, dove c'erano 22 gradi, perché poi è stato tutt'altro che 22 gradi e sole. Comunque qui sopra c'è un'area picnic dove i ragazzi stanno grigliando a tutto spiano. Al passo della Bocchetta c'è questo, ci sono questo monumento dedicato ai ciclisti, tra cui anche i coppi. Siamo a cavallo tra la provincia di Genova e quella di Alessandria. E qui c'è Cinzia. Siamo ancora in pieno parco del Mar Carolo. Adesso ci rituffiamo dentro il parco e ci riavviciniamo verso casa. Siamo in località Libarna e siamo stati attratti da questo cartello. Già questa mattina l'avevamo notato e non ci siamo fermati. Ci eravamo ripromessi di fermarci al rientro. Adesso andiamo a vedere di cosa si tratta. In realtà Cinzia è già lì. Io ho parcheggiato la moto qui, adesso raggiungo Cinzia. Si tratta di un'area archeologica che attualmente è chiusa. Probabilmente non so se non ancora riaprono perché hanno poca richiesta. Non so. So che attualmente è chiusa, ma da fuori si vede. Quindi adesso vi mostreremo quello che c'è. Questa è l'area archeologica di Libarna, attualmente chiusa, però siamo arrivati in un punto dove si vede tranquillamente tutto quanto. Probabilmente c'è un percorso a piedi da fare quando è aperto. Le strutture attualmente visibili nell'area archeologica permettono di leggere l'articolazione topografica della città con particolare riferimento all'età romana imperiale, dal primo al quarto secolo d.C. Le dimensioni e le caratteristiche degli edifici pubblici e privati delineano l'immagine di una città di notevoli dimensioni e di rilevante densità demografica. Libarna venne riscoperta nel XIX secolo in occasione dei lavori per la costruzione della strada regia dei Giovi e della ferrovia Torino-Genova, che proprio passa proprio qui, a 50 metri neanche dagli scavi. Le indagini archeologiche hanno in seguito riportato alla luce resti di edifici monumentali e quartieri di abitazioni, grazie ai quali è stato possibile ricostruire l'assetto urbano del sito. L'attuale area archeologica rappresenta una piccola parte dell'antica città che occupava una superficie molto più estesa. Sono visibili l'anfiteatro, il teatro, due quartieri di abitazioni e alcune strade urbane, mentre le terme ed il foro dopo gli scavi archeologici sono stati reinterrati. Nel frattempo la temperatura è letteralmente partita, ragazzi, ci saranno 30 gradi, fa un caldo torrido. Venti stati, lamentavi del caldo al mare. Fa caldo anche qui, Cinzia, dove non c'è il mare. Cinzia ha avuto il barbaro coraggio di dire quasi quasi andrei anche al mare oggi. Dopo un po' però ha detto, ma forse dopo mezz'ora mi stuferei. Non ha capito che per i prossimi 55 anni il mare non lo vedrà. Lei dice un bacio ai denti, perché in Abruzzo un bacio ai denti vuol dire, come a dire, come no, credici. Sì, sì, come no. Infatti. O meglio, un bacio ai dindi. Ricordate questa mattina quando eravamo in località Valle Scura che vi abbiamo fatto vedere due strade, una che era sconsigliabile da fare quando pioveva e l'altra che era stretta? Beh, al ritorno ci ha fatto rifare quella stretta e poi l'altra. Adesso vi mostrerò le immagini. Pendenze hot, la carreggiata stretta, per fortuna una sola macchina incrociata. Adesso siamo tornati
sulla strada principale e puntiamo verso il Pavese. Cinzia aveva un po' di brio. Ogni tanto ci vuole. Dopo l'area archeologica abbiamo proseguito per la Valle Staffora e poi da lì verso Bagnaria, Rivanazzano, e finalmente siamo arrivati a casa. Alle nostre spalle vedete la certosa di Pavia. Nel frattempo ne è passato Gianluca, un ragazzo di Magenta che salutiamo, ci ha riconosciuto lungo la strada e ci è venuto incontro e ci ha detto: sai, io sono Gianluca, sono di Magenta, vi seguo sul vostro canale, ci ha elencato i video che si è visto. Effettivamente saluta anche Massimiliano, Rocca Bianca, ciao Max. Il giro di oggi finisce qui, vi diamo appuntamento al prossimo video, iscrivetevi al canale, è gratis, voi non costa nulla e per noi è tanta benzina. Ciao! Ciao.